bello, si vede. Un attimo solo, così pubblico anche tutto quanto. Venite che siamo in live con Doki Doki. Doki Doki Sessi Club. Doki Doki, il sesso fa bene alla salute. Ok, su Twitch risulto ottimo, è in streaming al momento. Perfetto, fammi... La mia voce è perfetta anche, quindi ok. Devo solo vedere una cosina. Ok, devo mettere la storia su Instagram e possiamo partire con calma. Fammi avvisare con lo Stromboli. Chi è lo Stromboli? Andrea. Pa, 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 pa. E facciamo La musichetta mi piace un sacco. Le musiche sono fatte bene, anche a me sono piaciute. No, ma soprattutto quella del menu, perché proprio... Hai presente quando ci sono quelli che deve partire lo stream e mettono la musichetta d'attesa? Mm-hmm. È uguale. È quella, è proprio musica d'ascensore. Vado, faccio la storia. Siamo possibilmente... Signori, stiamo streamando Doki Doki Literature Club. Se chi iniziamo di queste sta roba, sarà la vincitrice? Stiamo guardando in faccia. Allora si sa già chi è la vincitrice. Ok, dai, possiamo iniziare. Ah, che bello. No, diciamo che, vabbè, dal titolo già si può evincere, però... abbiamo scaricato una patch che ci ha tradotto il gioco in italiano. Sì, è uscita tipo ieri, forse, la patch 1.0 per l'italiano. Così anche chi è stupido... può seguirci. No, ma non è tanto per il fatto che è stupido può seguirci, ma più che altro io non devo stare a tradurre e leggere tutti quanti i dialoghi. Allora, è più facile anche per noi. Incapace, spaventoso, sempre con le poesie, sì, sfortuna, straziante, razziato. Alone è una domanda, c'è la macchia o non l'hanno tradotta? Può essere entrambe le cose. Espiare. Ecco, sì. Marcire. Inferno. Marcire l'inferno ci sta, per ci sta tantissimo come cosa. Incongruente come tutta la poesia. Broncio. O depressione. Depressione, dai. Depressione, è più dai. Pesante. Gonna, anche qui c'è il dubbio. Detestare. Appiccicoso. Morte. Bellissimo. Paura. Sino tragedia. Disastro. Senza fine. Nicola, stai facendo una poesia sull'11 settembre o... Non ho capito. È la parte più di massacro. Ecco, l'11 settembre l'abbiamo concluso. Lacrime. Fantastico. Inspiegabile. Cimitero. No, qua potevi mettere gattino però, eh. Metti tutte e segue se poi gattino. Lo mettiamo, ne troviamo una qua. Piacere. Sorriso, alla fine sorriso. Magari fai sorriso oppure spuntino, queste cose qua. Spuntino. Questa è la poesia di una persona che vede attentato le torri gemelle e mangia mentre sta mangiando. Sì. Tanto gli dicono che è bella come poesia. Ok, poi veramente parte con "O cielo, sono di nuovo arrivata". Ah no, ok, pensavo "O cielo, la poesia". No, non te l'ho ancora chiesta, penso. Dove ti stavi esercitando? Guarda che bello non dover leggere. Non dover tradurre. No, ma in generale non dover leggere, perché se salto un paio di box, comunque sì, la gente li vede. Prima in fondo del club e ora stai imparando a suonare il piano. La determinazione, ma passione, la depressione, che fosse per voi. Io la faccio così, io la faccio ridendo, perché penserò sempre a quella poesia. Ma tranquillo. Allora, tutti voglio dare una mano per il festival, infatti farò suicidare tutti.
Sarà uno spasso finché non salgo io sul palco. Eh sì, giustamente noi, lei è corretta, vedi. La parte nostra del festival farà schifo, però tutti gli altri saranno felici. È vero. Il calamaro fritto. Le priorità della vita è il calamaro fritto. Una fiera scolastica. Beh, in Giappone ci può stare. Stai dicendo che non ti piace il calamaro? Vabbè, come se facessimo una fiera noi a Taranto a scuola e boh, invece dei dolcetti ci fossero le cozze gratinate. È tipo, vai alla fiera del cosplay e stanno le cozze. Tu dici, scusa, ma tu stai pensando alle cozze alla fiera? Perché non ti piacciono le cozze? Cioè, come ti permetti? No, scusa. È proprio lì nel tuo nome. Che cosa? Questa tizia si chiama Monica. Si chiama Calamaro, che cazzo vuol dire? Non mi ricordo. Dovrebbe essere tipo Monica. Sì, c'è tipo il calamaro nel nome. Forse Ica il calamaro. Vediamo un po'. Concentriamoci sull'evento e... Sì, Yuri intanto morta perché non ha reazioni. Confermo che Ika significa calamaro. Ah, perfetto. Cioè, Sayori sta ancora più svampita del solito. Si è svegliata adesso. Le puoi dire che la poesia che hai scritto l'hai fatta pensando a lei. Depressione. Cioè, lui, il bello che ti caccia, puoi andare a parlare con le altre. Certo, sì, perché, sì. Perché non dovrebbe? Che però si sentono i beep di Discord sotto, però giustamente non fa niente. Non, più perché ho paura che se lo muto pure te in automatico, perciò lascia stare, non è un problema. Sto bene, vedi, e benissimo. Non lasciarti distrarre da me mentre ti diverti con le altre, cioè lei devi fare proprio le cose per cazzi suoi, però noi non ci dobbiamo distrarre. Si era già spenta tutta la nocciola zona delle loro solite mansioni. Forse dovrei chiedere a Monica se di recente ha notato qualcosa di strano in Sayori. Più strano del solito, cioè ha risolto un puzzle. È meno scema del solito, giustamente, quindi uno si preoccupa. La vedo meno, come dire, ritardata. Potrebbe sembrare una data di insolita, ma hai notato qualcosa di strano in Sayori? Ora risponde che è più scema del solito, dai. Oggi mi sembra un po' triste. Si è accorta di essere scema. Oggi mi sembra normale. Cioè, giustamente questa qua pulisce il banco con la gomma ed è perfettamente normale. Sì, sì, sì. E tu effettivamente, che la conosci da anni, fai domande ad altri. Vero. E non ne vuole parlare, so che non è un problema tuo, magari il problema sei tu. No, è importante anche per me, dovuto anch'io sono sua amica, anche se la cago di striscio perché tu c'hai il pene. Amica perché viene al mio club. Volesse essere lasciata da sola, ne sei certo, magari difficoltà a parlare con la persona che le interessa. La persona che le interessa, che intendi dire? Come sei arrivata a una simile conclusione? Te la stanno dando tutti qua. Sai com'è, tutte ti vogliamo. Ah, non l'avevo capito. Gli anni passati con Sayori influiscono sull'intelletto. È talmente concentrato a capire su chi si deve buttare che non si rende conto che tutte si stanno buttando su di lui. Probabile. È come se dentro di lei si fosse accesa una luce in più. La luce dell'arrapamento. It's lit. Lei intanto si mette un po' a 90 mentre ride. Sì, ti fa vedere le posizioni. Sì. Poi non è che magari l'hai vista allegra perché lei è allegra quando ti è vicina? No, no, è impossibile. Lei è ritardata, è sempre così. Però fare due chiacchiere, lui che non pensarci. Ah, va bene. Cioè, prima ti fa iniziare a venire la depressione. Inizia a parlare a Sayori. Oh, ma vedi che questo qua è mio, io t'accoltello. Non ti permettere?
Ammazzo se ti trovo per strada. Se di bere, non preoccupare per i ritmi con le altre ragazze. In che senso? Cioè, ora ti comporti tu in modo strano. Cioè, la fiera dello strano. Perché mi sento osservato? Perché trovi Yuri proprio da dietro al libro che ti sta guardando male. Cioè, dietro le spalle che ti sta guardando. Ecco. Attraverso il libro. C'hai buchi nel libro, ti guarda. Non hai mai visto lei che si approccia proprio, che ci prova, che te la sbatte in faccia. Argomento di oggi. Sedermi accanto al suo, non intendevo disturbarti. Ah, ma io non ti volevo disturbare. Cosa voce quella? Ah, ma io passavo di qua per caso. Ho pensato di tutta la postura della tua espressione che volessi farti i cazzi tuoi. Non faccio mica cose inquietanti come spiare le persone. No. Cioè, però qua si parla del fatto, senti, ma i problemi tuoi tienili per te, ma se vuoi parlare ci sono. Però tienili per te, se nel caso. Cioè, tu intanto dici a tutti che Sayori la vedi un po' strana, perché loro che sono amiche sue e stanno del club non si sono accorte. Che cosa romantica. Cioè, ci sta provando con te, dici che cosa romantica, un po' scema lo sei. Lei ormai è prossima a buttarsi ufficialmente, anche se lui ancora non capisce, ovviamente. Ma anche lei non capisce, perché tu effettivamente ci stai provando con lei. Sì, e lei ti dice, no, ma magari a Sayori piaci, cioè un po' scema pure lei. I misteri nascosti dentro ogni persona. Il cubo di Rubik. Credo che Sayori sia una persona molto complessa, stronzata dell'anno. È scema. Esatto, è semplicemente che non ragiona. Ha il morbo di essere scema. Ciao ragazzi, buonasera. Cosa? Che oggi non ci stanno collegando le persone. A me risulta soltanto uno. A me tre. Che bello, si è pagato Twitch come al solito. Che ci visualizza il triplo degli spettatori. No, ma prima erano due, ora uno. E poi è rimasto a uno. Vabbè. Lei è davvero molto importante per te, sì, direi di sì. Cioè, lei non ho capito se si sta mettendo da parte o se sta studiando se deve accoltellare o meno Sayori. Tutte col coltello pronto stanno. No, perché tipo fa, ma te interessa Sayori? Sì, quindi la devo accoltellare. Sì. Io ti giuro che se in questa giornata si baciano, mi incazzo. I nostri prossimi misteri sono celati anche a noi stessi. Perché tu sei una persona onesta e premurosa, potresti scoprire sentimenti che non sapevi di avere. Ma che cazzo vuol dire? Che è una malattia rara. Sarebbe una ragazza davvero fortunata ad avere te che provi quel genere di sentimenti per lei. Cioè, io mi immagino questa cosa che tipo ti fa buttare su di lei e poi all'improvviso cambia idea. Può anche essere. Buonasera, buonasera. Quello è un complimento? No, è quello che è. Che caratteristica è? Un gatto? Sì, sì. Simone, leggi. Dimmi. Questa frase. È di Yuri. Comunque, visto che siamo qui, perché non ci leggiamo un po' insieme? Beh, se per te va bene. Come lo legge Yuri? Ma che vuoi tipo leggere insieme? Non lo so, però se non vuoi no, non ti preoccupare, non voglio più, basta. Comunque è meglio se mi distraggo un po', perché tu ti devi distrarre dal fatto che quella sta morendo, non è che l'aiuti. Mi devo distrarre. Beh, lei giustamente ti ha detto fai che cazzo vuoi. Ok, e dobbiamo scambiare le poesie. Tu senti proprio il profumo della figa, quindi che fai, scusa. È giusto. È tutto normale. Chi dovrebbe leggere la mia poesia? Andiamo prima da Yuri, giustamente. Questi ultimi giorni non hai fatto altro che migliorare.
Tutte le poesie che mi hai mostrato sono state semplicemente magnifiche. Si trasmettevano per davvero delle emozioni. Sono un po' invidio. Provarci con una ragazza parlando di morte. Io, infatti tu rispondi: Yuri, non la vedi nel modo giusto, mi sono venute spontanee perché mi voglio suicidare. Il fine del gioco è che muori tu. Ti tagli le pene. Dici sul serio? Questa sensazione, sono contento di aver potuto condividere le mie poesie con qualcuno. Non avrei mai immaginato che, questo è ciò che si prova. Cioè, prima ti dice vai da quella, poi... Ora fai bad ending, mentre stai parlando con qualcuno a caso, ti esce l'opzione buttati dalla finestra e ti ammazzi così. Finisce il gioco. Rompi l'algoritmo. Ci starebbe. Forse, ma non è che avessi altra scelta. Che intendi dire? Beh, Yuri sorride tristemente. Nella pausa pranzo mangio da sola e non c'è un cazzo da fare. Cioè, lei proprio si mette all'angolino, si mette a leggere. Vabbè, ma mentre mangia. Magari pranza alle 6 di pomeriggio e quello è il motivo che per cui è sai. Da sola, che ne sai. Poi magari smerda il libro perché mangia e le cade la marmellata sul libro. Può anche essere. La marmellata a pranzo non si può sentire però, Però sai come sono le cose giapponesi, tipo magari mangia il takoyaki a pranzo. Non il takoyaki, il taiyaki. Il dolcetto, sì. Sì, sì, con la forma di pesce. I libri sono ricchi di persone fantastiche e motivanti, persone di cui vorresti innamorarti o persone che vorresti come amiche. Perché nonostante tu abbia il cazzo, non è abbastanza. Lei parla di persone allegre, tra l'altro. Sì, che poi vabbè, tu non... scrivi le poesie morte, distruzione, a lei piacciono tantissimo. Ah, bellissimo, stai migliorando. È perché la voglia di ribellarsi al suo schema di comportamento. Poi loro non ridono di me. Non mi deridono per avere sempre la testa fra le nuvole. E di Sayori che cazzo dobbiamo dire? che manco sa in che stato si trova. Quella ha le nuvole nella testa, è diverso. Non mi prendono in giro per la mia corporatura e non mi detestano perché mi ritengono una saputella. Ma di chi cazzo parla di quell'altra? Io non sono una saputella, io sono scema come Sayori. Bello, si sta confidando, ma tu non le hai chiesto niente. Cioè, sì, sta facendo tutto lei. È un monologo. Tutte queste le mie uniche valvole di sfogo sono la lettura e la scrittura. Potresti anche provare a trombare, però. Sayori ha il cibo in testa, è diverso. È vero. Capito cosa mi mancava, ma non ha fatto niente di che, no. Ti sbagli. Tipo se tagli la testa a Sayori non ci trovi il cervello, ci trovi gli spaghetti. Avariati. Con tanto di orso dentro. Morto. Nicola, so di essere una persona problematica, sono troppo lenta a parlare, sono insicura, mi faccio mille problemi. Simone, cosa pensi di questo? Che avrebbe fatto più ridere se avesse detto soltanto sono una persona lenta. Sì, sono stato come una persona normale, così credo che mi sento a mio agio quando parlo con qualcuno. Ecco perché ogni volta che parlo con te mi sento davvero felice. Però se non ti va... Ritratto come meriti di essere trattata di merda. Se gli altri non la vedono così, che vadano al diavolo, tipo Sayori, che sta proprio pranzando con il diavolo in questo momento. Mi sono unito al club per fare nuove amicizie. No, no, ti sei unito perché stava la figa, è diverso. Se la metti in questo modo, sì, ora siamo amici, sul serio, dico bene. Siamo amici intimi. Stavolta sta sorridendo, fagli leggere la tua poesia. Certo, con piacere. Sì. Solo un momento. Ma magari ti ha scritto mi spoglio nuda pensando agli omicidi. E... Vabbè dai, allora già partiamo che ha riciclato, perché cos'è Spettro sotto la luce parte 2. Sì. I boccoli dei miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato, mi immergo. Nella distanza una luce blu verdognola tremola. Una figura solitaria attraversa il suo percorso, una sagoma che astruisce... Ostruisce. Cazzo di odio merda. Il bagliore inquietante. Il mio cuore batte, la sagoma cresce, più vicina, più vicina. Apro il mio ombrello, proiettando un'ombra per proteggermi dalla visione, ma è troppo tardi. Passa sotto il lampione.
Oh, e passo. Passa sotto il lampione. Sussulto e faccio cadere l'ombrello. La luce tremola, il mio cuore batte. Lui alza il braccio. La puzza d'ascelle. L'unico segno di movimento è la luce ambrata che tremola contro il suo braccio disteso. La luce tremolante segue il battito del mio cuore, sbeffeggiandomi per aver ceduto a questa emozione proibita. Avevi mai sentito parlare prima d'ora di uno spettro che percepisce calore? Sì, ci stanno, tipo, è così che trovano gli vivi, Cioè, per capire le vittime devono un po' seguire a calore. Un po'. Abbandonato il tentativo di comprendere, rido. Comprendere è sopravvalutato. Questa frase l'ha chiesta Sayori, tipo. Cioè, stavano... Sayori, cosa pensi della poesia? Non ho capito. Comprendere è sopravvalutato. Si ispira da lei. Tocco la sua mano, il tremolio si interrompe. Gli spettri sono blu verdognoli, il mio cuore è ambra. Ok. Non ho capito se ha tipo continuato la poesia dall'altra volta o se l'ha riscritta. No, no, è una parte 2, mi sa. Una parte 2, mi sa. Fido dice, però se la faccio per restituirla, ma invece di riceverla, guarda altrove. Ah, sì, certo che mi è piaciuta. Non è che mi ha fatto... Non ci ho capito un cazzo. Ma poi c'è subito, ti chiede, non ti è piaciuta? Ma scusa, ma fammi parlare, se te la sto un attimo dando per restituirtela. Perché magari ti ha visto in faccia che sei rimasto passivo. No, ma non è per la poesia, è perché scrive come il culo. Perché non... Tipo, c'è presente il meme... Incomprensibile. C'è presente il meme del tizio della rivoluzione americana che mette il foglio in faccia perché non riesce a leggere? No, non l'ho visto. È vecchio, quello là del tizio che commentano quando stanno i post strani, che lui guarda il foglio, poi lo guarda da vicino, che non capisce niente. Devo recuperarmelo. Vabbè. Sono impressionato del solito a parlare. Questa poesia significa tanto per te. Lei annuisce, lei smette pure di parlare adesso. Diventa un monologo dall'altra parte. Beh, l'ha scritta pensando a te questa, quindi... Vabbè, è un altro discorso. Cioè, lei sta morendo di vergogna. Puoi tenerla. La poesia è... Ancora una volta non riesci a formulare una frase completa. Intendi dire che posso tenerla? Sì. Cioè, adesso devi fare con i gesti proprio. Sì. Buonasera a chi si collega, buonasera. Mi fai sempre star bene. So di essere bravo con le persone, ma stavolta ho fatto più schifo del solito. No, ma io voglio leggere quella di Sayori, ma... Voglio farmi le peggio risate. Lo fai subito, immediatamente proprio. Obiettivo completato, tabella di marcia adesso. Dobbiamo completare un obiettivo su Twitch. Perfetto. Anche Twitch adesso ha obiettivi. Vabbè, più che altro ti danno un modo per capire la crescita. Sì, sì, sì. Allora, Sayori, Natsuki o Monica? Quasi quasi Sayori perché voglio vedere. Sayori. Perché voglio vedere quanto cazzo sta drogata. Troppo curioso di sapere la poesia che ha scritto. Allora, lei ti guarda e fa, è carina, credo. Oh, andiamo, lo so che non ti è piaciuta. Beh, non dovresti dare peso a quello che penso. Ce l'hai andata, ormai. L'è scritta per un'altra persona o mi sbaglio? Probabilmente Yuri. Cioè, lei ha capito che tu stai puntando da una parte e se ne sta andando proprio in panico. Stai facendo nuove amicizie proprio come speravo. Ti ho portato io qua e ora mi fa schifo che hai trovato la figa. Di essere nel club, dico. Beh, certo che lo sono. Bene, adesso mi sparo. Sayori, va tutto bene? Sì, tranquillo, sono solo un po' stanca. Sai com'è, pensare è faticoso. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Lo farò, non preoccuparti di me, ok? Vai pure a giocare con le altre. Se proprio insisti. Yeah! Di ammonia che non mi sentivo molto bene, d'accordo? Magari morivo. Vai a giocare con le altre, cioè proprio... Cioè, proprio è proprio lei che... Vai a giocare, cagnolino, vai. Vai, basta, non ti voglio, togliti dal cazzo. Ah. E lei se ne va proprio. Sì, sì, doveva cagare, evidentemente. Ora voglio farmi le risate con Natsuki, dai. Cioè, lei si incazza perché giustamente continua ad andare sullo stile di Yuri. Io ti ho portato e io ti cancello dalla faccia della terra. Sì, quello è. Quello è. Non immaginavo fosse così brutta. Cosa ho sbagliato? Le poesie non devono per forza sembrare profonde. Ancora!
Ma sono 3 giorni che questa c'è lo stesso dialogo. E beh, perché tu continui a farle complicate con termini che a lì non piacciono, quindi... Sì, 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 lo so. Il fatto è che, tenendo conto che c'è una progressione di giorni, fa ridere il fatto che lo dica sempre nello stesso modo con le stesse parole. Dirmi che lo stai facendo solo per far colpo su Yuri. No, ma che... Lì grida intanto. Lo sai che Yuri ama questo genere di cose angoscianti? Le cose angoscianti. Fossero solo angoscianti le cose che scrivi. Molto peggio. Solo perché è brava a scrivere non significa che, cioè... ora ti ammazzo. Parla di profondità. Vabbè, che ne sai? Magari gli arriva alle tette, che ne sai? Sei proprio arrabbiata. Riprenditi la sua stupida poesia che me la mostri a fare se l'hai scritta per un'altra. Non sono nato con l'abilità di leggere nel pensiero, sono destinato a vivere in un mondo di dolore. No, sei scemo, è diverso. Scusa, se fa questa riflessione dopo aver parlato con Natsuki, appunto, che fai questa riflessione che lei non ti vuole, è ovvio, se tu vuoi fare colpo su Yuri e scrivi morte... No, tu praticamente, tu ancora non l'hai capito che ci puoi provare con Yuri, secondo me. Ah, giusto. Tu non ci sei arrivato, tu sei l'unico in questa zona che non ci è arrivato. Lo stai facendo ma non lo sai. Partecipare al club è una cosa, ma recitare davanti a un mucchio di persone, devo pensarci un altro po'. Ok, non c'è problema, me la porti domani o t'ammazzo. Comunque, diamo un'occhiata alla poesia di oggi. La valuto 7. Così. 7. Il tuo stile sta diventando decisamente sofisticato. Yuri deve averti insegnato un sacco di cose, vero? Suppongo di sì. Già, ho notato che state passando molto tempo insieme e credo di averla sentita parlare di più in questi 2 giorni che in tutto il resto dell'anno. Della sua vita. A un certo punto ho perso un polmone leggendo. Non so come tu ci sia riuscito, ma è sorprendente. Ah. Sono buono e scrivo di... Cioè, ma lei è tipo il professor Oak, ti fa da Pokédex. Sì. È tutto troppo sospetto. Trascorri del tempo con lei nel club ogni giorno, leggi quel romanzo macabro. Non mi aspettavo macabro all'improvviso. Scusate, ho notato che te la vuoi scopare. Soprattutto. Lui, no, ma veramente, cioè, ma io non lo sapevo che volevo farlo. È solo che mi dispiace che fatichi così tanto a socializzare. Mi viene voglia di assicurarmi che non rimanga da sola tutto il tempo. In che senso? E poi quel romanzo non è malaccio. So che Yuri non è abituata ad aprirsi, però ad aprirla è un altro discorso. Bisogna vedere un pochino... la differenza. Potrebbe essere davvero dura per lei. Qua cadiamo proprio nell'ambiguo, I libri che fanno, le usa come medicazioni, un po' come droga. Che altro potrebbe finire per farsi inavvertitamente del male da sola. Ad ogni modo, ora ti faccio leggere la mia poesia, d'accordo? Che poi, ora che ci penso, le altre due manco te l'hanno fatta leggere. Soltanto Yuri e Monica ti fanno leggere la loro poesia. Sì, vabbè, perché Sayori aveva il ciclo e... Natsuki aveva il ciclo e Sayori semplicemente non l'ha scritta, probabilmente. Si è dimenticata come si scrive. Depressa, che cazzo ne so. La donna che sa tutto. Lei. Una vecchia storia narra di una giovane donna che giravagava per la terra. La donna che sa tutto. Una bellissima donna che ha trovato ogni risposta, tutti i significati, tutti gli obiettivi e ogni cosa che sia stata mai desiderata. Ed eccomi qui una piuma. Persa alla deriva del cielo, vittima delle correnti del vento, giorno dopo giorno cerco. Cerco con un po' di speranza, sapendo che le leggende non esistono, ma quando tutto il resto mi ha deluso, quando tutti gli altri mi hanno voltato le spalle, la leggenda è tutto ciò che mi rimane, l'ultima fiocastella che brilla nel cielo del crepuscolo. Fino a quando, un giorno, il vento cessa di soffiare e cado. Cado e cado, sempre più in basso, delicatamente come una piuma secca, inespressiva. Dove cazzo si è spostato? Una mano mi raccoglie. No, è che ha avuto lo scatto e mi ero perso. Ma una mano mi raccoglie tra il pollice e l'indice, la mano di una bellissima donna. La guardo negli occhi e trovo fine nel suo sguardo.
La donna che sa tutto, sa cosa sto pensando, prima che potessi parlare. Lei mi risponde con una voce profonda. Ho trovato tutte le risposte e queste non servono a nulla, non c'è alcun significato, non c'è alcun obiettivo e cerchiamo solo l'impossibile. Non sono la tua leggenda non esiste. E con un soffio mi fa volare di nuovo via, facendomi seguire una raffica di vento. Cioè, questo è sempre molto meta sul fatto del gioco, devi fare tutti i rami probabilmente. E l'hai letta con molto pathos, complimenti. Vabbè. È quasi paradossale, se avessimo tutte le risposte il mondo non inizierebbe a perdere di significato. Beh, dipende. Puoi prendere di più per il culo i personaggi se sai già come va a finire. Effetti di Doki Doki, o diventi un infomane, o diventi Shakespeare, o ti trasformi in un dark. Secondo me è l'infomane. L'infomane. Shakespeare non penso proprio scrivesse così. No, è che sono le tre. In gergo. No. Cazzo. In gergo. Beh, in realtà scriveva molto a cazzo, visto che ha inventato metà delle parole che ha usato. E allora era proprio bravo. Gli umani non sono creature bidimensionali, penso che tu lo sappia meglio di chiunque altro. Intendi dire unidimensionali? Ah sì, esatto. Era sottile questa. È abbastanza. Cioè, che cazzo di consiglio è questo? Cioè, è tipo, fai vedere le sue cose agli altri, perché così ti fai un piccolo club nella vita reale. Può essere un consiglio, Nicola, non devi mai sottovalutare. No, è che, visto che spesso e volentieri fa questi consigli esterni al gioco, non sapevo come interpretarlo, se è interno o esterno. Natsuki, aspetta un attimo, è una mia impressione o hai appena detto qualcosa di strano? Sì, qualcosa mi sembrava diverso dal solito. Non hai ripetuto il tuo tormentone quando ci hai chiamati? Addirittura c'è il tormentone? A quanto pare. L'aria stagnante. Aprite le finestre. Ah, è giusto, manca Sayori e quindi non... Non c'è il ritardo di turno. Ci si sente troppo intelligenti, quindi... Esatto, perché in genere lì deve fare il tormentone tipo Sayori, sveglia! La media del qui è salita vertiginosamente. Prima era negativa addirittura. È quasi come se fossimo un po' tutti scombussolati quando lei non è in giro. C'è troppa intelligenza davvero. Quando lei non è incinta. Pensavo fosse semplicemente andare a fare pipì. Perché? Ore poi a fare pipì, questa che ha degli scompensi. Tutte le volte in cui avessi voluto evitare di accompagnarla a casa, hai scelto proprio quella in cui non si sentiva bene. Ma che cazzo ne sa? Mi sembrava mi stesse evitando, quindi non volevo forzarla. Oh, la faccia di Yuri ingigantita sarebbe il miglior meme. Le ho parlato prima, va tutto bene, si è impiccata. Tranquilli ragazzi, tutto a posto. È morta sepolta. So già cosa fare, giusto? Natsuki prenderà i cupcake, ma ce ne serviranno tanti e di gusti differenti. Tipo al gusto menta, pene e pistacchio. Buono. Tutti e tre gusti insieme o separati? Separati. Così puoi scegliere un pochettino, magari c'è chi non piace il pene. Infatti sceglierò pistacchio. Che è lo stesso, eh? Penacchio. Yuri, tu puoi... Ci siamo persi. Potresti aiutarmi a cercare qualcosa da fare per un'handicappata come Yuri? Yuri, tu puoi... cos'è che sai fare? Aspetta. Cioè, il meme di lei che è quella che si considera inutile ed effettivamente non c'hanno niente da farle fare. Non fa un cazzo. Cioè, legge e basta, che... Le cose sono più difficili quando non c'è lei, perché devono dimostrare di essere più intelligenti. Non si dice pene, si dice banana.
No, quello è un altro gusto ancora. C'è proprio il gusto pene. Al mio paese si dice nerchia. C'è anche il cetriolo, è un altro discorso. Sono riuscito a essere... Il nome scientifico, minchia. Continua. Me l'aspettavo. Sono riuscito a essere una leader con le mie sole forze, non riuscirò mai a crescere come persona. Quindi Yuri, hai una bellissima calligrafia, lo sai? Ah! Bellissima. La firma di un dottore... No, più che altro bellissima calligrafia e ridondante. Ah, sì, sì, è... Sì, è sbagliato. Grafia si dice. Cioè dovresti preparare degli striscioli e delle decorazioni per aiutarci a creare l'atmosfera adatta. Atmosfera. Cioè io adoro l'atmosfera. io ho paura per... Yuri che ha paura dell'atmosfera. Magari fa delle scritte. Sì, è benvenuto al club, non si capisce niente. No, ma tolto quello. Cioè immaginati proprio lei che mette l'atmosfera dark e tutto il resto. Tutto nero. Cioè questa cosa di poesie e ci stanno le candele, il rito satanico. Invece di benvenuti al festival c'è scritto allora ce l'avete fatta. L'unico rimasto sei tu, cosa farai tu? In realtà tu devi proporti nudo. Potresti dare una mano a una di loro, oppure potresti aiutare me, te ne sarei davvero grata. Ah, beh ecco, cioè, letteralmente tu ti devi fare qualcuna. Vediamo chi scegli. Io suppongo che non mi dispiacerebbe un po' d'aiuto. Beh, anche se non sai cucinare, c'è sempre del lavoro sporco che potrei farti fare. In che senso? Definisci sporco. Sporco. Comunque vada, magari devi classare i cupcake. Che ne sai? Bisogna mettere la classe bianca. Comunque vada, Monica, non mi darà di certo altra scelta. E poi non è il caso che tu te ne stia con le mani in mano. Hai accennato che preferiresti cucinare da sola. Nicola potrebbe non piacere essere l'intralcio, per cui potrebbe essere il più adatto ad assistermi con le decorazioni. Aspetta un attimo, non l'ho mai detto. Fino a mo' ti voleva scozzare. Rissa. Vabbè, loro che si scannano un pochettino. Alla fine penso che tocchi a Nicola a scegliere. Tra l'altro non ha ancora avuto modo di passare del tempo con me, sapete? Detto con l'espressione omicida. Proprio con tono prepotente, lo sapete che non ha passato nemmeno un secondo insieme a me? Sayori è il ciclo, bene, mi puoi aiutare un po' con l'atmosfera. Possiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte. Perché ora c'ho l'immagine fissa di questa qua che sparge, che strofina Sayori contro i muri? Nicola, per te va bene. Alla fine devi decidere tu. Ma certo. Molto bene, in questo caso mi stanno fissando tutte. Yuri ha il coltello dietro la schiena. Ah, puoi andare da Sayori, vuole. No, ma più che altro nota come tu dici, proprio convinto Natsuki, Yuri, Monica e poi c'è Sayori. Sayori. Cioè, Sayori. Vedi un po', scegli. Io quasi faccio uno slot di salvataggio qua. Scelgo Sayuri skippando, voglio vedere se la trovi a casa impiccata e poi carico. Monica ha detto che Sayuri avrebbe aiutato lei, maledizione, ci odi davvero così tanto? No, non volevo essere una scelta... Ah ok, niente, non puoi fare un cazzo. Cioè è una scelta che viene ignorata. Sì. Vediamo una mano a Yuri che intanto va già nel panico. A me che strano. Così aiuterai Yuri, Nicola? Sì, è quello che farò. Ne sono felice. Ho la brutta abitudine di pensare troppo quando si tratta di queste cose. Quindi credo che il tuo aiuto mi sarà molto utile. Immagina le tue poesie miste alla sua atmosfera. una giornata proprio allegra, pensierata. Quindi siamo accorti che Natsuki si è un po' rattristata. E così abbiamo finito. Sì, penso sia tutto. Non vi sentite elettrizzati? Beh, elettrizzati forse non è la parola giusta. Ma posso dire che in fondo non vedo l'ora.
Cioè, tutti quanti che si incazzano con Natsuki completamente a caso, effettivamente. Cioè, lei si deprime e basta. I tuoi cupcake sono i migliori che abbia mai mangiato. Si sposano alla perfezione col mio tè. Stai cercando di tirarmi su di morale. So di non essere molto bravo a farlo. Vabbè, dai, almeno non le hai proposto il cappio. Almeno ci prova, dai. Poiché fa fatica ad esprimersi, cercare di tirare qualcuno su di morale deve essere qualcosa ben al di fuori della sua zona di comfort. Ma inizio a capire. Yuri stava cercando di imitare Sayori. Anche se non ha funzionato perfettamente, è evidente che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento del genere. Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere e star bene con se stessi? No, te ne sono grata così. Ah, i cupcake sono la parte più importante, cioè è un evento di poesia, ma l'importante sono i cupcake. Farai cupcake a forma di tette. A forma di depressione. Ma se li fa Sayori, se li fa Natsuki, scusa. Però comunque la, cioè, se tu vai a fare le decorazioni poi sono fuori tema. Scusa. È giusto, devi mantenere il tema. Scusa, sono a cosa di avere nessun modo per mettermi in contatto con te nel fine settimana. Quindi ecco il mio numero, il mio indirizzo di casa e ti lascio la porta aperta nella camera da letto. Io e Yuri ci scambiamo i numeri di cellulare, ok. Cioè, tu vuoi andare a casa sua, però giustamente. No, ma lei, mia... cioè, lei, sì, più che altro... Tu giustamente dici, vabbè, se, scusa, se devi lavorare tu, lavoriamo a casa tua. Però lei che non ti vuole nascondere i corpi mutilati in camera, giustamente, preferisce che sia a casa tua. Fu così che anche il cellulare si suicidò. Si è attorcigliato l'accetto intorno al telefono. Si è rotto tutto. Non sottovalutarti, credo che saremo una squadra molto produttiva e... Anche se mi hai scelto solo perché ti sentivi in colpa. Secondo me ne andrete d'accordo, cioè, con la... Ci sarà un incastro decisivo proprio. Non rimuginarci troppo. Mettiti quello che vuoi, tanto alla fine te lo devi togliere. No, ma tranquillo, cioè, vieni pure nudo. Ti sto dicendo che mi va di farlo. Come? Mi credi? Io, Yuri, ci pensa di nuovo su. Mi fissa dritto negli occhi per un bel po' di tempo. Ti credo. Secondo me ha frainteso sul farlo. Secondo me ci stava pensando, non ti crede veramente. Come se ciò le richiedesse uno sforzo tremendo, Yuri finalmente riesce a dirlo e il suo volto si rilassa. Quanto è problematica sta ragazza. Sì. Che poi di domenica devi lavorare, cioè, non sì, di sabato, sì. Magari ti lasci la domenica libera per fare altro. Domenica. Oh, domenica. Yuri domenica verrà a casa mia, la mia ansia è alle stelle. Ormai credo di essere abituato a gestirla, ma chissà cosa potrebbe accadere una volta al di fuori delle... Lei è tipo morta, lì è uscita, ha chiuso la porta di casa ed è rimasta lì catatonica fino al giorno dopo. Ha il respiratore a portata di mano, che sennò muore. È la mia occasione per far succedere qualcosa tra noi o per quello è troppo presto? Finora non ci provavi. Si è reso conto, probabilmente. No, in realtà lui ha una doppia personalità, no? Bipolare. Le due personalità non comunicano affatto tra di loro. Una non sa quello che fa l'altra. Lui è angosciatissimo ormai, non vede l'ora. Yuri chiaramente più trova... Più che non si è eccitato, secondo me. C'è la proprio... Vedi la pietra un po' spaccata? Quella era lui che ci ha sbattuto il cazzo contro. Noi ci siamo scambiati dei messaggi di tanto in tanto. Come se ti ha dato il numero di telefono e non l'email? Vabbè, i messaggini. Che c'entra? In Giappone non esistono gli SMS. Lo so. Messaggi su WhatsApp, non lo so.
Giustamente, si sono aggiornati. Beh, oh. Tra quello che ha detto Sayori e quello che ha detto Monica, è davvero il caso che io metta da parte i miei sentimenti di Sayori proprio quando potrebbe avere bisogno di Messi? Decido di far vita a Sayori prima che Yuri venga da me. Così si trovano proprio le situazioni un pochettino strane. Imbarazzanti. Dai, voglio salvare, dai. Save, save, save. Piuttosto che chiederglielo, le ho semplicemente detto sto arrivando, un po' come facevamo in passato. Una volta raggiunta la casa di Sayori, busso alla porta prima di entrare. Giocavamo insieme così spesso che ormai diventava un abito di entrare in casa l'uno dell'altra come se fossimo di famiglia. Beh, che in Giappone già lasciano le porte aperte, figurati. Vabbè, se sì. Entra un amico. Uè zia, sono entrato. Permesso? Si può? Come? Scusi. Che cos'è quell'aborto ti prindi che sta sullo sfondo? Sergio rinforza un sorriso, ma è evidente che si comporta in modo diverso dal solito. E ora apre le gambe. Vabbè, poi siamo così di famiglia che non passavi da me da tipo 2 anni. È da tanto che non mi rodi nella stanza, vero? Cioè, di fondo lo dice, eh? Sì, 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 ho visto adesso. Vedi, se tu venissi più spesso non ci sarebbe un simile casino. Perché finisco per sistemare sempre la stanza al posto tuo. Cioè, proprio c'è un rapporto di aiuto di comune. Padrona e badante. Me l'ha detto Monica. Perché Monica è pure stronza. Infatti, poi Monica l'aiuti online. Non avevamo in programma di incontrarci. Poi online come, cioè? Vabbè, che ne sai? Magari c'è un computer con la webcam. Cioè, Monica in realtà vuole soltanto farti trombare con una. Per quello ti è costretto a vederti dal vivo. Eh sì. C'è qualcosa che non va, non puoi nascondermelo. Ti conosco fin troppo bene. Tra l'altro c'ha la faccia di chi sta morendo. Cioè, è stato catatonico da un po'. Sono 3 giorni che ti comporti a cazzo. Ti conosco da 20 anni. Sono 3 giorni che sembri fin troppo sveglia. Più che altro che non sei ritardata. Se non fossi stata così debole da svelare per sbaglio i miei sentimenti. Cioè, il problema è, cazzo, mi sono fatta scoprire. E quindi ora tu sei qua. Ma questa non è altro che la mia punizione. No, potrebbe pur sempre piegarti e sculacciarti, un discorso a parte, poi dipende dai gusti personali. Bastardo. Penso che sia per questo motivo che il mondo ha deciso di farti venire qui oggi. Vuole soltanto torturarmi. Vedi che c'ho ragione? La faccia di Sayori è uguale alla pianta sulla destra. Stessa vitalità. Afferro Sayori per le spalle e le faccio una suplex. Afferro Sayori per le palle. Mi rendo conto che non ci sono. Che non sapevo proprio tutto di lei. C'è lei che ride e dico: ah, perché me lo stai facendo dire quando so che ti inculi un'altra? Mi messo proprio con le spalle al muro. Con le palle al muro. Aspetti. No. È solo che ora te ne accorgi per la prima volta. Accorgimi di cosa? Non ti seguo. Che sono una depressa di merda. Infatti, ho sofferto di depressione per tutta la vita. Lo sapevi? Perché pensi che faccia tardi a scuola ogni giorno? Perché la maggior parte delle volte non riesco nemmeno a trovare un motivo per alzarmi dal letto. Con le pigrizie, non è depressione. Lì, ah ok, allora è tutto a posto. Guarisce improvvisamente. Solo perché che pensava la cosa sbagliata. Perché andare a scuola, perché farmi degli amici, perché far sì che sprechino l'euro, vabbè, tutto quanto. Mi sente dire Sara, il motivo non era il cibo? Lì non mangia, infatti, cioè, la voglia di mangiare, nonostante sia un barile che scofana tutto. Soffoca i sentimenti negativi con il cibo. Ma quando non ha voglia di mangiare.
Non ci penso. Tutti poi ti incazzi perché ti senti tradito perché lei non te l'ha detto. Sei depressa? Come cazzo ti permetti? Mongoloide. Te ne fa. Giuri la situazione. Cazzato. Sbatti la porta. Ma vaffanculo, va. Non capisci nulla. Perché pensi che non te l'abbia detto? Perché se te l'avessi detto avresti spiegato il tuo tempo a prenderti cura di me invece di fare cose più importanti. Effettivamente c'ha ragione lei, è ciclica la cosa. E tu rispondi, ah, vabbè, è vero, vabbè, ci sentiamo, ciao. Mi sento come se qualcuno mi colpisse in testa con una mazza. Cioè, effettivamente il problema è che lei si sente perennemente così, quindi c'ha sempre la commozione cerebrale. Ogni due secondi viene colpita da una mazza fortissimo. Vederti fare amicizia con le ragazze che va avvicinarti a loro mi faceva sentire come se una lancia trapassasse il mio cuore. Quindi ecco perché me ne sto andando a puttane. Ricordiamo che è stata proprio lei a dire: oh, perché non vieni al club? Sì, sì, ma il discorso era: avresti pensato a me piuttosto che provare ad aprire le gambe a Yuri? Priorità. È giusto. Ma sono state. Perché il concetto di fondo è: voglio renderti felice e quindi darti qualcuno da trombare. Però poi mi offendo perché giustamente non sono io. Però ti dico anche che anche se fossi stata io mi sarei sentita comunque una merda. Perché non ti sei fatto le altre per colpa mia. Esatto. Per questo motivo accetterò queste punizioni. Perché le merito tutte fino all'ultima. In realtà lo schermo è nero perché stanno trombando. Fare amicizia con le altre è soltanto un bonus. Yuri che me la dà, forse. Vabbè, lì la considero un bonus a Yuri comunque. Non so se sto facendo la cosa giusta o se la sto ammazzando. C'è scritto inizio a stringere le mie mani intorno al suo collo. A caso. Diventa Evangelion. Cioè lei non sa nulla e non ti dice niente, però tranquillo, vai. L'unico momento in cui provo qualcosa è quando provo dolore. Sono io con l'università. Che è una sensazione un po' costante, tra l'altro. Altro che la mazza in testa. No, direttamente proprio un colpo in fronte. Calcio in culo. Il festival è domani, già, ci divertiremo, vero? Già, che ne diresti se lo passassimo insieme? Già. Quello che voglio, lo prometto. Poi io ti giuro che se ti dà l'opzione, inculati di... Cioè, non pensare a Sayori, vai da Yuri, la prendo soltanto per ridere. Se solo potessi passare tutto il giorno qui lo farei. Fra tutti, proprio questo doveva essere il giorno in cui ho altri impegni. Cioè, vieni anche tu a darmi una mano, così facciamo una cosa a tre. Cioè, poi tu giustamente stai a casa con una. Ehi, senti, ho invitato pure questa. Ma non è che ti dà fastidio se c'è anche lì? No, no, anzi. È un po' lesbica, lo sono. Appena arrivo a casa vedo qualcosa che mi fa provare un istante di panico. Yuri, che stava là, l'avevi chiusa fuori. Scusa se non ero a casa, è da molto che aspetti. No, sono appena arrivata. Dico, beh, che arrivo tipo 30 minuti prima. No, è tipo 6-7 ore che sto qua. Cioè, lo so che non mi hai visto quando sono uscita, ma perché mi ero nascosta nel cespuglio. A caso. E no, per non farsi vedere. Sennò poi era arrivata in anticipo, il tizio si preoccupava. Ho iniziato ad agitarmi un po' quando ho visto che nessuno rispondeva al campanello. E si è potuto sempre mandarmi un messaggio.
volevo disturbare. No, perché allora non ci ho pensato. Però che portano un sacco di roba con te. I panini, i preservativi. Cazzo, ho dimenticato le robe per il festival. Accompagno Yuri alla mia stanza. La prima cosa che fa è curiosare in giro con lo sguardo, il che mi fa sentire ansioso. Ehi, ho trovato gli hentai. L'ho pulita prima che venissi, quindi... In che senso? La nerchia pulita. A me piace fare le pulizie. Cerca chiaramente i preservativi. Aspetta, non guardare lì. Afferro il polso di Yuri, che era sul punto di aprire un cassetto della mia scrivania. Non ti permettere. Allora, ecco, possiamo iniziare. Io voglio sapere cosa c'è in quel cassetto. Voglio sapere cosa c'è nel cassetto. Gli spaghetti col sugo. È giusto, lei voleva toccare gli spaghetti. Don't touch my spaghetti. Luci soffuse, candele per l'aromaterapia. Wow, non pensavo che volessi spingerti a tanto. No, no, e chi parla del festival? Voglio condurre per mano i nostri ospiti in posti lontani e gettarli a precipizio. Anche se alcuni di noi si fermeranno solo per curiosità e per i cupcake. È facile dimenticare che sei una persona passionale. In che senso? Ma poi secondo me se fanno sti cartelloni tutti dark, la gente si spaventa, non si accelera il passo. Che poi per attirare le persone, le membre si spogliano, fine. Questi cupcake non sono avvelenati, potete mangiarli. Sì, non c'è alcun motivo per essere ansiosi, ti puoi rilassare un po', rilassarmi. Ho portato alcune cose per favorire il relax. Volevo utilizzare durante l'evento di poesia. Ah sì, tipo, vediamo. C'è un dildo. Hai letto anche tu? Oggetto di legno a forma di cilindro. Cioè tu devi realizzare che quando l'hai detto tu, quando tu hai detto un dildo, stava quella frase a me. Ho fatto un po' di spesa prima, posti lontani, cioè il letto, giusto. Ho fatto un po' di spesa prima di venire da te, così mi trovo queste in borsa. Avevo intenzione di coprire le finestre con della carta nera e usare le candele per illuminare la stanza. Sai, si potrebbe anche chiudere la tenda. No, cos'è quel coso di legno comunque? Cos'è quel coso di legno? Oh, questo è un diffusore di oli essenziali, puttanate. Sì, così. Lubrificante, non essenziale. Conosci la terapia? Per nulla, davvero. Una delle cose che prediligo utilizzare quando voglio creare un'atmosfera positiva. Guarda la faccia, guarda la faccia. Secondo degli oli o erbe che scegli, è possibile cambiare l'atmosfera della stanza. Puoi riuscire addirittura a sentirla pervadere il tuo corpo. Questo club diventa sempre di più un luogo per linfomani. È vero. Assamente, energia positiva, romanticismo, riflessione, massaggi. Yuri prende il cilindro e preme l'interruttore sul fondo. Inizia a vibrare. Cazzo, ho sbagliato il cilindro. Hai visto che era un vibratore, te l'ho detto. Subito dopo un filo sottile di vapore inizia a fuoriuscire attraverso un piccolo buco che si trova in cima. Parliamo ancora del coso di legno o... Cioè praticamente è semplicemente un deodorante per ambienti, fine. No, nel senso... Questa cosa dal buchino in cima, riferita a che? Lasciamo stare. Queste olie essenziali di gelsomino, un profumo leggermente dolce e fiorito, non trovi? Sì, ma t'ha chiesto altro. T'ha chiesto perché atmosfera. Per l'evento ho scelto il gelsomino perché provoca molto più di un semplice rilassamento. Avrei potuto scegliere il cloroformio, però non lo trovavo. Cloroformio.
Il gelsomino potenzia le tue emozioni e ti aiuta a sentirle fluire attraverso il tuo corpo. Ti senti più caldo e il tuo cuore batte più forte. No, quella è la voglia di trombare. Oh, lei ci sta provando in questi modi, vedi? Sempre... Però sei tu che... Sei tu che non cogli. Fruga di nuovo nella sua borsa e tira fuori diversi rocchetti di nastro sottile. Questi invece servono per il bondage. Questi servono per attaccarti al letto. Hai comprato la carta per origami che ti ho chiesto? Sì, ce l'ho proprio lì, indicandosi la micchia. A cazzo. Non la useremo per fare gli origami. Quello che voglio fare è scrivere una parola diversa su ogni foglietto. Rispetto a quello che peschi, faremo un atto sessuale diverso. Se quelle parole sono quelle che tu metti nelle poesie, minchia, aiuto. Morte, asfissia. Dolore estremo. E quelli per cosa li useremo? Beh, taglierò dei pezzi di nastro per appenderli all'entrata dell'aula, ovviamente. Il sipario all'entrata. E spingere qualcuno a sbirciare all'interno. Lui ridacchia con le gote rosse. Sta provando a non essere inutile. Cioè, qualche idea se l'è fatta venire, ma devono essere per forza tutte recenti. Eh, è una mia impressione, o si trova più a suo agio quando siamo da soli? Sì. O magari l'eccitazione che prova nel condividere qualcosa che le piace, tipo la figa. Tipo un esempio. Ecco un evidenziatore. Questo è tipo Luca all'università. Questo è un evidenziatore. Ne ho altri 7. Ecco. Puoi scrivere qualsiasi carattere tu voglia. Ti aiuterò quando avrò finito di tagliare i nastri. Lo scriverò pai. Tette. Seduti entrambi per terra, iniziamo a lavorare. Disegno con attenzione un carattere diverso su ogni foglio di carta, facendo del mio meglio per contrastare la mia brutta grafia. Vabbè, non è che la sua sia meglio. Yuri strotola il nastro rosso fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Poco dopo torna a frugare nella sua borsa, tirandone fuori un coltellino. Mi inizio a preoccupare. Questa vuole fare qualche... Cioè, partire che la sua risposta è... Ti piace Natsuki? No, ma bello che subito dopo è... Il coltello è stranamente bello. Ok, ora sta diventando direttamente una casa di prostitute. Sì, bordello. Sul manico d'argento è inciso un intricato motivo di onde. La lama stessa possiede una lieve tinta blu. Sul fianco c'è scritto il mio nome. Ah beh, è il mio coltello per sgozzamenti preferito. Stai pensando che è una cosa strana. A ciascuno il suo, no? Se prometti che non ne sarai stranito, sì, lo prometto, va bene. Il fatto è che si può dire che sia un'appassionata di coltelli. Ci hai preso sui coltelli, allora. Ci hai proprio preso. Il fatto è che Natsuki mi dà fastidio. Anche Monica, anche Sayori, anche chi cazzo ti sta intorno. Anche perché lei gira perennemente con sto braccio dietro la schiena. Non ci posso fare niente, non so nemmeno io il perché. Forse si tratta della combinazione della fattura artigianale con la sensazione di pericolo. Oppure la voglia di uccidere. Soprattutto. Per favore, non pensare che sia strana per questo. No, ma sei strana per tanti altri motivi. Non ti preoccupare. No, non sto ridendo di te, è che sono mi sto cagando sotto. Beh, è uno... Ma credo che ti si addica in un certo senso. Mi si addice? Cosa ci hanno scritto? No, Yuri, tranquilla, anzi, scusa un attimo, vado a prendere il mio bazooka. Cioè, scusa un attimo, me ne scappo in Messico. No, ma tipo sta Nichijou dove ci sta la tizia che tira fuori bazooka e altra roba a caso. Sì. E comunque è un coltello davvero figo, non posso negarlo. Cioè, ora si sta proprio cacando e direbbe qualunque cosa per... Sì, la sta assecondando, tipo, adesso. Vorresti tenerlo in mano? Simone, vorresti tenerlo in mano? Che opzioni di risposta ho? Sì,
No, ti uccido. Non c'è la risposta Sayori puntini puntini. Purtroppo no. E allora mi dispiace, chiudo il gioco. Yuri mi porge il coltello con delicatezza, con il manico rivolto verso di me. Ora spingi. È pesante ed estremamente robusto. Parliamo sempre di coltelli, no? Sì, sì. Curioso riguardo alla sua affilatezza, tocco la punta del coltello con l'indice. Aia, sono un coglione. Perché lo hai fatto? Perché sono scemo. E colma mia, avrei dovuto avvisarti, questo coltello è estremamente affilato. Taglia la pelle come se fosse burro. Oh no. Se sei schizzinosa vado subito a lavarla. Ah, senza preavviso Yuri mette il mio dito nella sua bocca e lecca la ferita. Sei gruppo AB, vero? Ho davvero scelto la storyline più divertente. Sento la sua lingua avvolgersi attorno al mio dito. Questa qua c'è il fetish per il sangue. Beh, già gli piacciono i libri horror. Oh, per favore, perdonami, che volevo farti capire come sono col cazzo. È la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto. Certo, è un po' strano e mi ha colto alla sprovvista, ma stava solo cercando di aiutarmi, giusto? Potrebbe essere una cosa stupida da fare, ma la faccio lo stesso. Prendo la mano di Yuri e le lecco l'indice a mia volta. A caso. Completamente a caso. Cioè, lei è stranita, allora faccio pure io il coglione. Diciamo, lei ha avuto anche la scusa per farlo, tu così. Adesso siamo chiedo scusa, ma avevo voglia di cazzo. Yuri mi guarda come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Sapevo sarebbe stata una cattiva idea, però c'avevi ancora i pantaloni addosso. Se non fosse per il dolce aroma dell'olio di gelsomino, l'atmosfera ora sarebbe estremamente pesante. Yuri sta chiamando me strano. La tizia con i coltelli mi sta chiamando strano. Guarda, ha già smesso di sanguinare. Capisco, peccato, mi stava eccitando. Peccato, ti posso fare un altro taglio così ti lecco di nuovo. Questa volta un po' più in basso. Prima sul capezzolo, poi sul cazzo. Yeah. Guardo il coltello di Yuri tagliare i nastri come se fossero aria. Ah, c'avevi anche l'armadio, davvero? Eh sì, ah, grazie. Visto prima il guardaroba. Sì, non l'avevo notato all'inizio. Ti piacerebbe davanti con gli uomini. Sì, principalmente per quello. Ecco perché ti ho chiesto di comprare le pastiglie di acquerelli. Un nuovo tipo di droga legalissimo. Colorato. Avremo bisogno di 6 bicchieri d'acqua in cui mettere ogni pastiglia. Il lamato. Vabbè, giusto, sennò rischi l'overdose. 6 bicchieri d'acqua, torno fra un minuto. E ora dove cazzo li trovo 6 bicchieri d'acqua? Io vivo da solo. Ah, basta giusto un po' d'acqua. Se riempi troppi bicchieri la pittura sarà troppo diluita. E tu ti presenti con i bicchieri pieni e inizi a bere acqua. Li metto su un piatto in modo da non farli traboccare, da non far traboccare la pittura per terra e torno nella mia stanza. Perché lui giustamente prende i bicchieri con l'acqua, non è che prima porta l'acqua in camera e poi verso i bicchieri. Si fa 10 km con i bicchieri pieni d'acqua. No, ma tolto questo, con i bicchieri pieni d'acqua in cui ha già messo la pastiglia per la pittura. Sì, è pazzo. Breaking Bad mode on. Il tuo viso è un po' rosso. Non è che qui dentro fa troppo caldo? No, è che mi stavo masturbando con il manico del coltello. Iniziamo a mischiare la pittura.
Ah no, ok, prima dice per non far cadere la pittura a terra, poi prende giustamente e mettono le pastiglie. Quindi bisogna un attimo capire dove fossero queste pastiglie. Sì. Proprio, iniziamo con i colori dell'alba, poi del giorno, del pomeriggio, della notte. E poi la morte, si chiama un po' morte. Ci scriverò sopra una citazione ispiratrice. Moriremo tutti. Cosa ci scriverai? Beh, memento mori. Ci inginocchiamo uno di fronte all'altro in modo da non intralciarci, però con la possibilità di limonare a vicenda. Tanto tieni conto che questo c'ha il tatami sotto e sta dipingendo. Sì. È una cosa che mi fa male. Viene tutto a righe, tipo. Si creano le righe in mezzo alle cose. Ma tutto quello, smerdi il tatami, tipo. Anche. Scusami se sembra una cosa troppo infantile. No, non intendevo quello. Lo trovo divertente, sì. È divertente. Sai cos'altro è divertente? Ma sembra una cosa altra divertente. Giocare a Twister nudi. Se invece mi piace poter passare del tempo insieme a un'altra persona, anche se si tratta di qualcosa di... Cioè, fino a mo' ti isolavi a cazzo, ora mi piace passare del tempo con un'altra persona. E beh, che non l'ha mai fatto, evidentemente, quindi ora le è piaciuto. Vabbè, quindi vedi alla fine, Simo, tu magari, tu non l'hai mai fatto, magari poi ti piace. Esatto. Mi riferivo ovviamente al cazzo. È vero. Che ne puoi sapere se non provi? Provo la stessa cosa con gli anime e i videogiochi, dove mi basta condividere l'esperienza con qualcuno per essere felice. Tipo io che sto condividendo questa esperienza con Simone e che devo resistere 9 giorni all'uscita di Dragon Ball. Porca puttana. Ora prendo la pallina del joystick e la ingoio. Con calma. Sapevo che avresti capito. Yuri si piega sopra lo striscione per prendere un pennarello ancora inutilizzato e mi sbatte il culo in faccia. Ops. No, vabbè, stavate faccia a faccia, quindi. Si è girata all'improvviso. No, stavano già dall'inizio faccia a faccia. Per quelli le dai una testata. Scusa, avrei dovuto chiederti di passarmelo. Ci sono degli schizzi di pittura sulla faccia e sul collo di Yuri, quindi li lecco. Che schifo. Beh, fino a mo' si stavano leccando il dito e tutto il resto, magari parte così. Ho capito, ma gli acquerelli, che schifo. Vado subito a prendere un asciugamano. I feticismi, leccarsi gli acquerelli addosso. Cos'è? Tra l'altro poteva anche mettere la macchia di sporco da qualche parte, eh? No. No, perché tipo c'è il disegno con l'asciugamano. L'asciugamano è perfettamente pulito. Lei è perfettamente pulita. Dico, che cazzo, una macchia almeno sull'asciugamano potevi metterla. Sta nello stesso punto in cui sta toccando con l'asciugamano. No, perché dice che ce l'ha uno in faccia e uno sul collo. O sul collo l'ha già tolto. E appunto, perché l'asciugamano è pulito? Perché l'ha messo in un punto dove tu non veni. Ora quanto sei pignolo e cazzone, fastidioso. Vai. Beh, perlomeno c'ho il cazzone. Eh beh, una qualità te la devo riconoscere. Scusa, non volevo usare l'acqua fredda. No, tranquillo. Poi mi si indurivano i capezzoli. Ma Yuri mi afferra il polso. Aspetta, è solo un altro po'. Mi piace il caldo. Dice Sara, qui Yuri sembra drogata, le pastiglie hanno fatto effetto. È vero. E il Rufy in realtà. Tra l'altro c'ha gli occhi larghissimi. Sì, giganteschi. No, tipo proprio distanziati, cioè tipo 8 km in mezzo, okay, alla faccia. La distanza tra gli occhi, è vero. Quasi come se fosse stordita, assorta nei suoi stessi, drogata, si legge drogata. Respira lentamente in parte attraverso le sue labbra leggermente dischiuse. Che sta succedendo? Sei un po' coglione, mio caro. È l'aroma dell'olio del gelsomino che mi sta facendo girare la testa? Le delicate dita di Yuri avvolte intorno al mio polso mi inviano una sensazione di formicolio attraverso il braccio. Che cazzo è, un'anguilla elettrica?
E all'improvviso ora la sua faccia sembra molto più vicina alla mia rispetto a un attimo fa. Questo qua tipo c'ha il lag negli occhi. Mi sento un po' intontita oggi, non era in mia intenzione distrarmi. Va bene. Cioè, vedi, se tu non fossi così ritardato, avresti già concluso più di una volta. A voglia, ma dal primo giorno, E chissà se una persona che dovrebbe capire questa cosa, chiamata Pozzo a Huevo, ci sta guardando. Ma i suoi movimenti sembrano più maldestri, come se non fosse in grado di concentrarsi. Rimango in silenzio, forzato a ignorare quanto appena successo. Perché sei scemo. Proprio... Ecco fatto, finisco di riempire il cielo notturno con dei punti bianchi che sembrano stelle. Ma la pittura bianca l'hanno presa loro o l'hai prodotta tu? Questa è una bella domanda. Penso sia venuto meglio di quanto mi aspettassi. Sono davvero soddisfatta del risultato. Sì, anch'io. Ora aggiungerai le scritte. Ah, non ancora. Bisogna prima aspettare che si asciughi. Giustamente, ma tu sei nato coglione, non ho capito. No, ho già aggiunto le scritte ovunque. Tutto il lavoro di un pomeriggio buttato. Dice, senti, te la volevo dare, ci ho ripensato, basta. Le scritte posso farle io in classe prima che inizi il nostro evento. Oppure prendi un cazzo di phon e inizi ad asciugare la pittura. O tipo alzi i riscaldamenti. Ci sono tanti 60... modi per farlo. 60 gradi in casa. Micchia, ieri sono andato all'università, stavano 300 gradi. Cazzo fai l'università sul sole? Ma ti giuro, sono stato male, sono dovuto uscire. Mi sbagliavo a credere che ti stessi divertendo almeno un po'. Ah, non si tratta di quello. Sono solo felice che siamo riusciti a completare tutto. Capisco, anch'io lo sono. Ero un po' preoccupata per l'orario. A breve dovrei iniziare a preparare la cena. Te la fai tutta scappando e poi prepari la cena. Puoi anche comprarsi dei noodles istantanei, volendo. No, vabbè, è tutto un disco. Poteva anche offrire lui, No, ti pare? Speravo segretamente che potessimo avere un po' di tempo libero a disposizione dopo aver finito il lavoro. Beh, io penso che sia troppo irresponsabile da parte mia restare, perdonami. Responsabile? Sì, è perché deve cucinare a casa. Ho capito, madonna. Una volta che non cucini, un digiuno ogni tanto fa bene, si disintossica. Pensa agli arabi che mi digiunano per tutto il periodo. Figurati. Sembra che non le capiti spesso di avere l'opportunità di passare il tempo con degli amici in un ambiente rilassante. No, non è per quello che è triste. È che tu non ci hai provato, è diverso. Una cosa doveva fare, uscire il cazzo, e non l'ha fatto. E lì giustamente se ne va. Lui doveva uscire, doveva andarsene per prendere l'asciugamano e tornare senza pantaloni. Eccomi, scusa. E non dire niente, non dire niente, fingere di averli. Cioè, lui doveva negare la situazione. È ancora mattina là, vabbè. Vabbè, ci si cagava il cazzo a disegnare con lo sfondo e cambiarlo. O semplicemente fare una color correction. Quindi ci vediamo domani, aspetta, lo dico senza pensare. A proposito di oggi, anche se non abbiamo avuto a disposizione tutto il tempo che volevamo, non è poi così grave. Perché lo possiamo fare di nuovo? Ok. Ah, l'ho previsto il messaggio in realtà. Ok, Yuri, però visto che ho comprato le pastiglie per drogarti, ora qualcosa me la devi fare, ok? Esatto, ma in realtà le ha comprate lì per autodrogarsi. Tanto ho tirato un pugno al microfono. Ho sentito. Puoi venire da me ogni volta che vuoi, oppure possiamo andarcene da qualche parte. Ah, mi sono dimenticato che non ti piace molto uscire. Mentre incespio con le parole, Yuri mi sorride timidamente. Comunque, penso che tu abbia capito quello che stavo cercando di dire, quindi sei davvero molto premuroso. Che carino. Tutto a caso. Gente, lui all'ultimo si ricorda. Lei tra l'altro zoomata, quanto zoomata. Sì. È una cosa che mi piace di te, beh, come dovrei reagire? Ma non ho nemmeno la possibilità di farlo, dato che Yuri fa subito un balzo all'indietro. Sayori è... Ah! Lì arriva! Lei in realtà stava davvero nel cespuglio a spiare, che è uscita all'ultimo secondo.
rimasta 6 ore anche lì dentro il cespuglio, quello a fianco. Chiedo scusa, ma stavo giusto per andarmene. Oh, davvero, che peccato, sono desolata, ma domani sarebbe tutti insieme al festival, quindi va bene. Ora s'ammazza. Possiamo farlo dove ti pare, tranquilla, non mi schifo. Crevetti imbarazza da Yuri, si affretta ad andarsene. Sayuri la saluta mentre si allontana. Sayuri, pensavo non volessi venire oggi. Sì, ma poi ho voluto decidere di eliminarla. No, ma la mia immaginazione mi stava facendo brutti scherzi. Quindi vedi, lei è più sveglia di te. Lei c'era già arrivata al fatto che dovessi uscire il cazzo. Già il dito in bocca è stato pericoloso. Esatto. Probabilmente lei guardava tipo dalla finestra. Perché no? Cioè, se clicchiate la visuale ce l'ha. È una cosa che mi rende davvero felice. E questo è tutto quello che mi importa. Delle lacrime iniziano a scorrere lungo il viso di Sayori. E questo è tutto quello che mi importa. Adesso mi ammazzo. Se non fossi qui non stai spiegando la tua compassione per me. Non stessi così da tollerare il mio egoismo e probabilmente ci avresti limonato pure. Può essere. Visto che i presupposti c'erano. No, peccato si è tirata indietro quando ha visto l'esistenza del palo della luce. Ha riconosciuto una figura umana. Cazzo, c'è qualcun altro. Quello che ho detto prima è vero. Non lascerò che le cose continuino così. Tenere a te non è un peso che la tua mente sta cercando di farti credere. È qualcosa che mi fa felice, sì. Però volevo anche trombare, sai. Cioè, anche se potevi scemi, anche non presentarti. Io penso che tu avresti detto questa cosa, cioè proprio... Ti stavo per fare qualcosa nella mia vita. Cioè adesso o me la dai tu oppure qua abbiamo un problema. Le poggio una mano sulla spalla per rassicurarla. Sempre ho paura. Sulla palla. Sì. Di cosa hai paura? Ho paura che tu mi piaccia più di quanto io piaccia a te. Se avessi evitato nella tua vita di essere una cretina. E poi ora basta. Non voglio più farti del male e mi sparo. Così. Anche se non come tutti i tuoi sentimenti, io so di che cosa hai bisogno in questo momento ed è proprio quello che ti darò. Il cazzo. Cioè le stai spiegando chiaramente, anche se non c'è amore ci può essere il sesso. Salvo in tutti e due i punti. Salva. Adesso la domanda di fondo è: quale storyline puoi prendere? Perché qua mi sa che puoi biforcare, ma visto che noi andiamo per la morte e la distruzione, giustamente. Monica, la verità, mi ha detto che lei sembrava molto più felice dopo che mi sono unito al club. So che ora si è alle prese con dei sentieri davvero complicati da comprendere, ma per favore, che quando ti dico questa cosa è meglio per te, so anche cosa ti renderà felice alla fine. Ora si ammazza. Vabbè, sei stato onesto comunque. È questo che si prova a essere pugnalati al cuore? Dovrei scriverci una poesia. Ti prego non badare ai miei stupidi sentimenti. So che hai ragione. Sapevo fin dall'inizio che non avrei trovato alcuna felicità alla fine di questa strada. Ecco perché sono venuta qui. Che poi mi sa che effettivamente lei puoi prenderla quando cazzo vuoi la storyline, mi sa. Tipo? Friends on time. Cioè tipo se tu in questo momento del salvataggio, come anche in altri momenti. Ah sì, la riprendi da lì direttamente. Cioè, rispetto a Natsuki e altri è più facile. Sì. Ah! Così. È cambiato, non è più... No, è... Ah! No. Il bello è che lei, tipo, secondo il gioco, scompare, grida, poi ritorna, ti guarda e riscappa. Cioè, se metti come sono le animazioni del gioco. Ho visto. Rimango in piedi, solo e impotente. Ecco perché non l'ha baciata. Ma ecco perché è impotente.
Poi tutti i problemi in questo gioco. Dove posso fare? Sostenere Sayu mentre fa le sue spese e condurlo sulla strada giusta. Per lui è onesto con se stesso, dice: ma io mi voglio sombare a Yuri. Giusto, cioè il cazzo punta da un'altra parte. Detto proprio senza mezzi termini. Cioè, se tipo adesso vedi, cioè tu stai davanti, però questo tende completamente a sinistra. È tipo piegato a 90 gradi a sinistra. La bussola. ti clippa nella gamba. Avrei così l'idea di andare a casa sua e svegliarla, ma poi ho pensato che sarebbe stato un po' eccessivo. Mi piaceva pensare, ricordare di non dimenticare nulla, e io l'ho rassicurata. Stranamente credo di fare la stessa cosa di Natsuki nei confronti dell'evento. Mi fa schifo. Uè, oggi sei il primo. Le altre non si sono presentate e hanno dato buca. Tutti. Tu si è presentata soltanto lei. Una si è ammazzata, una si vergogna di presentarsi e l'altra si è incazzata così tanto che ha iniziato a fare dolci e lanciarli sulle persone. Così a caso, in mezzo alla strada. È arrivata, si è incazzata all'ultimo minuto. Alla fine ho trovato una poesia a caso sul web e ho pensato potesse piacere a Monica, così ho presentato quella. Proprio a caso, è random poi. Poesie più belle del 2017. Io come so che in un giorno così importante sarebbe sforzato un pochino di più. Ah, cioè tu sei pure incazzato con Sayori. Eh sì. Non lo so, si è svegliata tardi e stavolta sei proprio incazzato. È ovvio. E che cazzo, il giorno del festival almeno, dopo tutti i discorsi che l'hai fatto, mi sembra normale che tu sia leggermente arrabbiato. Sì, più che altro lei ti dice che è depressa, che non si vuole alzare, e tu dici: ha fatto tardi la cogliona. Stamattina l'hai lasciata proprio giù di corda, sai, conversazione. Monica, tu lo sai? Certo che lo so, so tutto. Io sono il gioco stesso. Quando c'è ancora tutta la storia, quindi non preoccuparti, sono molte più cose di quanto pensi, tipo quante volte hai salvato. Lei in realtà è Sans. Cioè lei si strappa la pelle ed è Sans. Può anche darsi. Stalker. Sì, l'ho pensato anch'io. Tra l'altro la musica muore. È abbastanza. In realtà abbiamo scoperto un bug del gioco. Non l'avevo mai letta prima d'ora. Esci dalla mia testa. Esci dalla mia testa, nient'altro. Esci dalla mia testa prima che faccia ciò che è meglio per te. Esci dalla mia testa prima che ascolti tutto quello che mi hai detto, che lei mi ha detto. Esci dalla mia testa prima che dimostri quanto ti amo. Esci dalla mia testa prima di che finisca di scrivere questa poesia. Ma una poesia non finisce mai per davvero. Smette soltanto di muoversi. Ah. Cos'è sta roba? È una bella poesia, indubbiamente. Sì. Cambia idea, vado a prendere Sayori, quindi... Ah, beh, d'accordo, cerca di non metterci troppo, ok? Monica mi grida dietro e io corro di più. Però deve esserci una musica anche un po' più tesa del silenzio e basta, cioè ok per qualche secondo, poi diventa semplicemente cioè sembra il gioco buggato. Sì, è vero, secondo me non c'è uno sbatta di fare una musica adatta alla situazione. Sì, magari, sicuramente però ti ripeto, all'inizio può anche essere tensione, poi bugga. Non avrei mai immaginato che dovrei fare una cosa del genere, svegliarla a casa sua. Non è una cosa che dovrebbe fare un fidanzato, questa. Ad ogni modo sfondo la porta. Con calma proprio, eh. È aperta. Starò per violare la sua privacy, ma proprio non mi lascia altrimenti che è nuda, che te frega. E vabbè. Però vedi, sta musica l'hanno messa. Cioè ora la musica sta.
E quindi... Perché ci sta il fischio? Lei ha deciso la via più breve. No, mi piace tantissimo il fischio, più che altro. Ok. Allora, la prima cosa qui... Salvo un attimo su sto salvataggio. Poi sì. Sono curioso. Quindi dammi un secondo solo. Qua. Sì, lo so che lì non si vede niente, però. Datemi un attimo. Meno una pepepepe. Allora, ctraceback.txt. Dove cazzo sta il file traceback? Eccolo qua. Allora, se metto tipo questo così, si dovrebbe vedere il desktop. Un attimo che deve arrivare ancora su Twitch. No, vabbè, tanto l'ho messo tipo adesso, quindi lo so che deve arrivare. Ok, ancora. Si vede. Ok, I'm sorry, but an uncode exception occurred. Ok. Ok, ok. Restart. Oh, jeez, did it break anything? Did I? Hold on a second, che probably fix this. Vedi la riga 307. Vabbè, se volevo leggere questo, c'è una frase interessante. Ah. Vedi, oh geez, I didn't break anything, did I? Hold on a sec, I can probably fix this, I think. Actually, you know what? This will probably be a lot easier if I just deleted her. She's the one who's making this so difficult. Aha, well, here's gonna no, here goes nothing. Cioè, c'era quella linea che era abbastanza interessante. Sì, 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 questa sì. E no, comunque l'errore alla riga 307 è dell'altro, è dell'altro file, non di questo. Ok. È del file eseguibile. Sì, 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 sì. Non ci stanno le... Ah, e poi semplicemente ripete la stessa frase. Niente di che, semplicemente. Mi aspettavo qualche informazione più interessante, visto come parlano di questa caratteristica del gioco. Mi ritorniamo al game. Sì, sì, sono già tornato io. A brevissimo, tra l'altro, chiudiamo. Ma che diavolo, è un incubo, deve essere così, non è reale, tutto ciò non può essere reale. Sì, più che altro mi interessava vedere questa cosa qua. Sì, sì, hai fatto bene. Era tutto normale fino a qualche giorno fa, per questo non riesco a credere ai miei occhi. Beh, sai com'è, un pochettino lo stronzo l'hai fatto. Poco. Ho detto a Sayori che ci sarei stato per lei, gli ho detto... Sì, ma subito dopo lei ha detto vai a fare in culo. Un essere un simile incapace, cosa ho fatto di sbagliato? Rifiutare la sua dichiarazione deve essere stato quello a portarla al limite. Suo urlo agonizzante riecheggia ancora nelle mie orecchie, perché l'ho fatto proprio nel momento in cui aveva bisogno di me. Tra l'altro io sto un po' ridendo dentro, perché penso a lei che torna a casa, apre YouTube e per fare il cappio mette la canzoncina The News Song. Quindi mi immagino lei a casa, Iris, how you make a news, it's easy if you're not to... All you need is a piece of rope and abandon all your rope. Mi immagino lei che fa il cappio con quella musica. Si intrattiene. Perché le ho fatto... No, proprio come tutorial. Sì. Perché le ho fatto questo proprio nel momento in cui aveva più bisogno di me? Perché sono stato così egoista, è colpa mia. Il mio flusso di coscienza, di zeno, continua a dirmi tutto ciò che avrei potuto fare per prevenire questa situazione. Se avessi passato più tempo insieme a lei, se l'avessi accompagnata a scuola e dandole ciò che desiderava dalla nostra relazione, il cazzo. E quello è il problema, il fulcro. Fanculo al club di letteratura, fanculo al festival, ho appena perso la mia migliore amica, un'amica con cui sono cresciuto. Dov'è Logan Paul? Ai tempi non era ancora meme, purtroppo. Non è morta nella foresta, quindi non c'era. È giusto. Però in Giappone, effettivamente, magari sta per strada. Non siamo in un gioco dove puoi premere il tasto reset e scegliere un'opzione diversa. In realtà puoi, però sei un po' stronzo. Cioè, si fanno salvare apposta, vabbè. No, ma vabbè, è meta. Non lo svitto né indietro, mai più. Mai più! Non parlare mai più di mia madre! Sayori. Come Sayori. Ah, così finisce? E lì glitcha un sacco. Quindi adesso chiudiamo così la live. Aspetta, voglio capire cosa succede se premo sul bottone glitchato.
Ne è valsa così tanto la pena. Allora, ti dico di salvare, che per stasera chiudiamo qua. Aspetta. Sì, sì, nel senso. No, aspetta, non mi trovo. Cosa non ti trovi? Non mi trovo il salvataggio che avevo fatto prima. È normale. Ah, è così, proprio quel salvataggio fatto appena prima non te lo fa usare? Sì. Ok, allora è geniale il gioco, perfetto. Devo sapere un'altra. Perfetto. Dimmi. Relativa a questa cosa, ti cancella in realtà tutti i salvataggi. Tu potevi avere tipo tutte e 10 le schermate piene, te li cancella. No, perfetto. Cioè, era una curiosità, se è una cosa voluta ci sta, dai. Ora, a chiusura della live, ti chiedo di leggere quel text box. Cthulhu Releg. Ok, grazie. E chiudiamo quindi? chiudiamo. Ciao a tutti. Bene. Aspetta, fa un saluto un po' più normale. Ringraziamo per averci seguito. Si è ammazzato qualcuno, un po' di rispetto. È vero. Domani, per celebrare, insomma, per ricordare la morte di Sayori, uscirà un video su Cuphead che non c'entra un cazzo, sul canale, ore 14. Questa live invece sarà fruibile, penso, da... facciamo venerdì, così non carichiamo due video tutti attaccati, o da sabato, ora vedo quando la ricarico. Settimana prossima non ci sono, da lunedì e mercoledì, quindi vediamo un pochino, però sabato in teoria registriamo. In teoria. La pratica è sempre diversa. Altri video in arrivo sul canale. Quindi grazie ancora, buonanotte. E niente, fate i bravi. Addio a tutti.